Ciao a tutti amici Tecnoandroid, benvenuti nel paradiso delle Tesla. Quest'oggi recensiamo lei, la Tesla Model 3 Highland in versione long range, il nuovo modello dell'ormai celeberrima Tesla Model 3 che arriva sul mercato con un prezzo a partire da 42.490 euro. Scopriamolo insieme subito dopo la nostra sigla. Abbiamo messo a paragone queste due Tesla, Tesla Model 3 Highland e Tesla Model Y, perché potete vedere le differenze dal punto di vista estetico. Sì, è vero, sono due modelli di Tesla differenti, ma come ben sapete la Tesla Model 3, vecchio modello, era identica alla Tesla Model Y, se non fosse per le dimensioni. La Y è più un mini SUV, la Tesla è un Model 3 invece è un'ordinaria berlina. Questa Tesla Model 3 invece, essendo la versione aggiornata per l'appunto Highland, è stata completamente rivista dal punto di vista estetico, a cominciare dai fari, questi fari che le danno un aspetto completamente nuovo, con oltre che i colori adesso sono disponibili sul sito, sono iper luminosi, la nostra versione è nel colore ultra red, colore ad alta cromaticità e vernice multistrato, veramente con un effetto molto piacevole alla vista. Oltre a questo è predisponibile anche il colore Stealth Grey o grigio scuro metallizzato, che a detta di più di qualcuno nella parte frontale dove ci sono i fari assomiglia un po' al draghetto, in questa versione grigio scuro, al draghetto di Dragon, il film di animazione della DreamWorks. Veramente, almeno a me personalmente, la nuova versione dal punto di vista estetico piace tantissimo, la trovo molto più appunto aggiornata, ma al tempo stesso anche molto più frizzante, cattiva e grintosa. Un'altra delle piccolezze che sicuramente non troverete nelle altre recensioni italiane e internazionali è che finalmente hanno cambiato il design dei cerchi, ma dal punto di vista pratico. Come potete vedere, il cerchione della Tesla Model 3 Y precedente sporgeva rispetto alla ruota. Questo era problematico perché molte volte, appena appena toccando qualsiasi marciapiede, era molto possibile, cioè era molto facile andare a graffiare i cerchi, come vedete su questo modello, il che non era particolarmente bello dal punto di vista estetico, anche piuttosto fastidioso e non economico naturalmente, perché nel caso poi dovevate cambiare l'intero cerchione, che era peraltro nero, quindi il danno ipervisibile. Nel nuovo modello invece la situazione è drasticamente migliorata, il cerchione adesso è all'interno della ruota, è sempre nero, ok, però a questo punto diventa estremamente più difficile, se non si prende il muretto o il marciapiede ad alte velocità, andare a graffiarlo. Quindi onestamente è un qualcosa che potrà essere super apprezzata dai precedenti teslisti, possiamo dire così. Per conferma di quanto appena affermato, guardate le Tesla presenti nella vostra città e guardatele i cerchioni, sono tutti graffiati, quindi a prescindere dalla bravura del pilota era molto facile graffiare i cerchi, con questa nuova versione sarà estremamente più difficile proprio per come è stata costruita. Dal punto di vista estetico laterale non cambia assolutissimamente nulla rispetto al modello precedente, se non che è più lunga di 26 mm, una piccolezza ma che è possibile osservare mettendo veramente due Tesla Model 3, nuovo e vecchio modello, uno a fianco all'altro. Poco cambia poi dal punto di vista pratico. Disponibili le tantissime, come nel vecchio modello, videocamere che servono poi durante la guida, aiutano veramente tantissimo, maniglia come sempre a scomparsa,
basta aprirla in questa maniera come nel modello precedente. Cosa bellissima, come sempre, avendo il telefono in tasca qui associata alla chiave, è possibile aprirla ogni volta che ci si avvicina senza dover premere chiavi o fare altro, e allo stesso tempo quando ci si allontana si chiude automaticamente. Ma veniamo all'apertura per farvi vedere anche il frunk, che sarebbe il bagagliaio anteriore. Basta cliccare sul pad anche ad auto spenta, come in questo caso, il bagagliaio anteriore apri e sarà possibile accedere a questo frunk nella parte anteriore. Come sempre, apertura facilitata per queste Tesla, non c'è bisogno di sganciare nulla, si apre senza dover mettere la scomodissima asticella. Sono quelle piccolezze che ci hanno fatto storcere il naso in altre recensioni di altre auto, che denotano quanta semplicità ci sia su quest'auto e quanto sia facile utilizzarla da parte di chiunque, anche di chi non è un esperto di automobili o un appassionato di automobili. Qui in questo bagagliaio piccolino anteriore è possibile solitamente mettere piccole borse, c'entra un trolley da non da stiva ma appunto da cabina, e i vari cavi, cavetteria eventualmente per la ricarica. Quando ci mi hanno chiesto più persone, ma sulla Tesla cosa fate a livello di tagliando? Beh, i tagliandi più o meno classici tutte le auto, però considerate che come per a differenza delle auto endotermiche manca la frizione, manca il cambio, manca l'olio, mancano una serie di robe che rendono il tagliando anche meno costoso, molto più semplice da fare. Semplicemente controllo la pressione degli pneumatici e vanno a cambiare il liquido tergicristalli o presso a poco lì. Ritornando alla parte laterale, lo sportellino di ricarica è presente nella parte posteriore sinistra del veicolo. Basterà cliccare semplicemente per aprirlo. Abbiamo la ricarica di tipo 2, la CCS, quindi la combo, per una ricarica veloce che arriva a 250 kW. Cosa estremamente positiva, quando andiamo a caricare il veicolo alle Tesla Power Station, che sono le migliori in assoluto dal punto di vista del network per una ricarica di auto elettrica, nel momento in cui andiamo a prendere la presa per caricare, avvicinando semplicemente al veicolo la presa, lo sportellino si apre automaticamente e il processo di ricarica inizia automaticamente collegandosi al nostro account mediante, per l'appunto, il veicolo stesso. Quindi la Tesla Power Station riconosce il veicolo e apre automaticamente lo sportellino tirando via la pompa di ricarica e collegandola parte immediatamente il processo di ricarica, addebitando sull'account a cui il veicolo Tesla è registrato. Quindi un processo di ricarica estremamente rapido e veloce. Venendo all'autonomia, noi stiamo provando la versione long range che ha un'autonomia di 629 km dichiarati in ciclo misto. Più o meno stiamo intorno ai 600 km effettivi con una sola ricarica al 100%. La versione invece standard con cerchi 19 pollici arriva a 513 km di autonomia, che sono veramente tanti considerando il buon rapporto qualità-prezzo e soprattutto il fatto che trattasi di un'auto elettrica, ma un'auto elettrica che si ricarica molto velocemente. Come vi dicevo, al Tesla Power Station a 250 kW è possibile caricare l'autovettura per quasi 300 km in soli 15 minuti, niente affatto male. In mezz'ora praticamente avete il veicolo carico, poco più del tempo carico completamente per fare un viaggio lungo, quasi Roma-Milano. Praticamente in un tempo di una sosta all'autogrill, ad esempio a Bologna, 10 minuti, un quarto d'ora, voi avete la possibilità di percorrere Roma-Milano con questa singola sosta, che è la sosta poi che vi serve anche a voi per riposarvi un attimo. Questa autonomia così eccezionale è dovuta anche alla migliore resistenza aerodinamica, che è la più bassa resistenza aerodinamica di qualsiasi altra Tesla, 0,212. Come vi dicevo, questa la rende anche più aggressive dal punto di vista estetico. Venendo all'estetica posteriore del veicolo,
rispetto al modello precedente è cambiato. L'aspetto complessivo è decisamente diverso, perché i fari, come potete vedere nella versione precedente, erano più grandi, in quella nuova sono decisamente più snelli. È stata eliminata un po' questa parte qui, che era legata alla retromarcia che è stata inserita nella parte più bassa del posteriore. È cambiata un'altra cosa: non c'è più il logo Tesla, ma c'è la scritta Tesla. Tutti aspetti estetici che personalmente apprezzo notevolmente. Bagagliaio posteriore è naturalmente elettroattuato, con chiusura qui. Bagagliaio che ha una capienza fino in fondo molto ampia di 425 litri, con un utilissimo ulteriore pozzetto in cui poter inserire altra roba. Qui ad esempio potete trovare le coperte da neve, quindi che sostituiscono le catene, piuttosto che un kit di riparazione e un ulteriore cavo per la ricarica domestica. Quindi come bagagliaio, soprattutto in termini di profondità, veramente veramente tanta roba. Come vi stavo dicendo, esistono diverse versioni di questa Tesla Model 3 Highland. Nello specifico noi abbiamo provato la Long Range, con una autonomia di 629 km, una velocità massima di 201 km orari e un'accelerazione 0-100 km orari in 4,4 secondi, e naturalmente il prezzo è a partire da 49.990 euro. La versione invece single motor con ruote motrici nella parte posteriore ha un'autonomia di 513 km con cerchi da 19 pollici, una velocità massima sempre di 201 km orari e un'accelerazione che va da 0 a 100 km orari però in 6,1 secondi. Entrambi i modelli, a mio parere, non sono affatto male. Ma vi volevo far vedere una piccola chicca che in pochi sanno, lo saprete solo se siete dei Tesla user avanzati. Andando a cliccare su qui su Toy Box, poi cliccando su, per l'appunto, Toy Box divertimento, è possibile andare a personalizzare la chiusura del veicolo, suono di blocco nel momento in cui viene chiuso, andando a inserire delle musiche, dei suoni già in preimpostati. Ad esempio qua abbiamo messo Quack, o inserendo la USB addirittura è possibile inserire dei suoni personalizzati, qualsiasi suono previsto. Francesco ad esempio sulla sua auto ha inserito il suono di chiusura di Windows, ma vediamo. Adesso abbiamo impostato Quack, proviamo a chiudere il veicolo, il tutto dall'app, in maniera semplice e veloce, e ha fatto Quack. Voi direte: a che serve? Beh, serve che, sapete, avete la certezza che quando state uscendo dal veicolo e state andando a fare la spesa, che ne so, il veicolo si è chiuso. Detto questo, cos'altro cambia rispetto alla versione precedente negli interni? La qualità costruttiva, bene o male, è molto simile. A molti non piace, a me personalmente piace tanto. Materiali dal buon rapporto qualità-prezzo, ed è stata aggiunta la striscia LED, che, cosa che sul modello precedente di Tesla Model 3 non c'era. Utilissimo e bellissimo, con un effetto wow in notturna. Sono disponibili nuove possibilità anche per la personalizzazione del cruscotto, che rimane comunque totalmente material design, quindi molto molto pulito. Può piacere a qualcuno, ad altri meno, a me, ripeto, piace tantissimo. Il volante cambia nuovamente: non c'è più il logo Tesla, c'è la scritta Tesla, l'abbiamo visto anche nella nostra anteprima, e non ci sono più gli indicatori di direzione nella parte dei pulsanti per poter azionare le frecce. Le frecce sono ormai disponibili qui, così come tutte le altre funzionalità, come la digitazione vocale per pulire per l'appunto il parabrezza. Si attiva in questa maniera, basta tenere premuto e si abilita automaticamente in maniera molto veloce. La videocamera, il regolatore di velocità, tutti gli altri tasti sono qui presenti con queste comode freccette come c'erano anche nel veicolo precedente. Gli abbaglianti sono qui presenti per appunto abbagliare, e le frecce sono qui. Di tutto questo volante, che a me piace tantissimo, solo le frecce non mi fanno impazzire, non le trovo particolarmente comode, non tanto sul dritto, perché sul dritto ci può stare, ma quando siamo in curva, uscire dalla curva
curva non è sempre facilissimo, perché bisogna fare così, bisogna capire mentre si sta facendo la curva, non lo so, in una rotatoria, dove andare a premere. Invece con le frecce era tutto un pochettino più semplice, però è comunque abbastanza una questione di abitudine. Tra le tante novità degli interni di questa autovettura, di questa Model 3, c'è sicuramente i sedili ventilati, potete sentire questo leggero rumore, quindi sia raffreddanti che riscaldanti. Il vecchio modello ce l'aveva solo riscaldanti. È una chicca che non si trova in nessuna auto di questa categoria di prezzo, ma bisogna raddoppiare il prezzo per trovare un'auto che abbia anche i sedili raffreddanti, veramente molto utili in estate. Oltre a questo, come potete vedere, c'è la possibilità dell'easy exit. Mettendo la leva su P, il sedile si fa sul retro per un'apertura facilitata non solo della portella, ma un'uscita facilitata dal veicolo. Avete notato poi l'ulteriore novità: non ci sono più le leve per l'azionamento del veicolo, ma è sufficiente andare a far così, swipe verso destra, dopodiché così, per attivare o disattivare il veicolo premendo il freno. Per l'appunto, si abilita, in questo caso il sedile si rifà avanti per la guida, ed è possibile andare poi a guidarla. Altra novità, i più attenti l'avranno sicuramente vista, è quella legata al nuovo sistema di riconoscimento degli ostacoli intorno, grazie alla possibilità degli infrarossi e questa visione maggiormente dettagliata, che ti dicono la distanza dall'oggetto frontalmente e anche sul retro. In questo caso di fronte abbiamo delle piante, come potete vedere ci dice la distanza, ci dice di arrestare, che siamo troppo vicini alle piante, quindi fa una scansione totale del veicolo per evitare di andare a prendere oggetti che ci circondano a 360 gradi. Come potete vedere, il modello di rendering è veramente impressionante. Oltre a questo, è presente poi col aggiornamento anche il riconoscimento dei segnali stradali, che era anche presente nelle vecchie versioni, però in questo caso purtroppo, dico io purtroppo perché è una normativa europea che è stata introdotta, che non approvo personalmente, va a riconoscere i segnali stradali e va a emettere un suono fastidioso alla guida al superamento della velocità. Che direte voi, ci sta, però molte volte ci sono delle strade su cui i segnali sono per l'appunto sbagliate. Basti pensare alle rampe dei box, dove la velocità è 5 km/h, ma a 5 km/h un'auto non riesce a fare la rampa per uscire dai box, e quindi c'è questo suono che comunque è disabilitato, cioè può essere disabilitato, quindi disattivato, ma ogni volta che si accende il veicolo dovrà essere ridisabilitato. Quindi vabbè, una sciocchezzuola, ma che è presente ormai su tutti gli autoveicoli per imposizione europea. Sedili posteriori sul retro molto comodi, quindi anche per viaggi lunghi per i vostri figli e per i vostri figli, o per in generale chiunque, se siete autisti, se siete quant'altro, potete andare a settare questo ulteriore display per fargli ascoltare musica, fargliela cambiare, al tempo stesso fargli aprire app di Netflix, YouTube, Disney Plus, quindi fargli vedere video. Si possono agganciare naturalmente in maniera separata delle cuffie Bluetooth nel momento in cui volete che non diano fastidio agli altri abitanti del veicolo, e quindi separare il tutto, naturalmente, nonché gestire anche i condotti della reazione e eventuali giochi. Quindi praticamente avete un ulteriore tablet nella parte posteriore per far divertire gli abitanti dei sedili posteriori, in particolar modo eventualmente i vostri figli. Naturalmente ci tengo a sottolineare una cosa: il prezzo che vi abbiamo detto, sia da 42.000 che 49.000 per il modello con maggior batteria e due motori, sono
già inclusi quindi con full optional di questo ulteriore display nella parte posteriore, che come vi dicevo è gestibile anche nella parte anteriore, quindi si può vedere quello che effettivamente viene fatto da parte dei passeggeri posteriori, e si può anche bloccarlo nel momento in cui qualcuno, diciamo, lo utilizza in maniera inappropriata nella parte posteriore. Quindi veramente io vi invito a ragionare su quale auto a queste cifre, quindi 42.000, che con gli incentivi possono diventare, portando un vecchio modello e la rottamazione, a solo 32.000 euro, quindi 10.000 euro di incentivi, vi invito a pensare quale altro modello sul mercato ti riesce a dare un'auto con queste caratteristiche a questo prezzo. Vi rispondo io: veramente nessuno. Qui a Milano quest'oggi fa veramente caldissimo, quindi scusate se si sentiranno dei rumori su un'auto in cui rumori non esistono perché è completamente elettrica. Sono quelli delle ventole, che come vedete il sistema di aerazione è sempre lo stesso, fantastico, di Tesla. Le terremo abilitate perché dobbiamo per forza, per non morire di caldo, abilitarle. Quindi magari lasciamo al minimo le impostazioni dal punto di vista delle ventole, però scendiamo un attimo di temperatura perché sennò veramente fa troppo caldo qui a Milano quest'oggi. Ma veniamo un po' alla guidabilità dell'autovettura. A questo punto andiamo su retromarcia, si abilitano tutte le fantastiche videocamere di questa autovettura, ci facciamo un piccolo giretto. Dal punto di vista della guidabilità non è cambiato assolutissimamente nulla rispetto al modello precedente, veramente comodissima. La Tesla Model 3 è la mia auto in assoluto, personalmente, opinione personale, preferita di tutte le auto che ho provato, per rapporto qualità-prezzo naturalmente. L'apprezzo tantissimo, e questa versione è semplicemente una versione migliorata, il cui unico difetto per quanto mi riguarda sono queste frecce qui, un pochettino scomode, ma bisogna farci l'abitudine. Nei giorni che l'abbiamo utilizzata, bene o male mi ci sono quasi abituato. Per il resto, come vedete, nonostante le ventole accese, l'abitacolo è completamente insonorizzato. Vedete anche come riconosce benissimo il ciclista che è alla nostra destra e le auto parcheggiate, riconosce anche tutti i semafori. È molto utile la funzione in cui ci fermiamo al semaforo quando è rosso, quando scatta il verde ci fa un bip sonoro per permetterci di comprendere che appunto è diventato verde e dove è poter ripartire in rapidità senza fermarci troppo al semaforo. Cliccando sulla batteria qui in alto a destra di questo piccolo schermo è possibile switchare tra, come il modello precedente, tra 56%, quindi batteria in percentuale, o batteria in autonomia residua. Oltre a questo, volevo farvi vedere anche un po' le performance in generale del veicolo. In questo momento ce l'abbiamo in modalità accelerazione standard, è possibile soft, che permette soprattutto a chi non ha mai avuto a che fare con veicoli elettrici di guidare con un'accelerazione decisamente più soft, più da auto tradizionale. Con l'accelerazione invece standard la situazione cambia drasticamente, perché c'è quell'accelerazione mostruosa che vi dicevo, da 0 a 100 in 4,1 secondi. Bene, siamo giunti alle conclusioni di questa recensione. Cosa pensiamo a nome della redazione di Tecno Android? Questa è la miglior auto, non solo elettrica, ma in generale, per rapporto qualità-prezzo nel suo segmento. Tanta tecnologia, tanta autonomia, ottimo rapporto qualità-prezzo, prezzo basso se considerato addirittura la possibilità di eco-incentivi. Quest'auto è veramente un capolavoro, assolutissimamente consigliata, assolutissimamente da acquistare se ne avete la possibilità. Io spero che questa video recensione vi sia stata utile. Alla prossima, e un saluto a tutti da Gianluca. Ciao!